In questo video parliamo di postura e vediamo assieme 8 differenti esercizi per la schiena per imparare ad avere una buona postura, per migliorare quella che è la postura. E cominciamo con il primo esercizio. Il primo esercizio è molto semplice, bisogna sdraiarsi. Quello che è importante è che il bacino rimanga poi sempre a contatto con il terreno. Cosa da evitare è quello di tirare su il bacino. E l'esercizio numero 1 è molto semplice, quindi allarghiamo le braccia rimangono dritte e cominciamo ad andare su e giù, su e giù, su e giù. Poi cominciamo a fare il secondo esercizio. Il secondo esercizio indietreggiamo con le braccia, i palmi delle mani sono rivolte verso l'alto e andiamo su e giù, su e giù, su e giù. Esercizio numero 3, da questa posizione portiamo una mano verso in avanti. Quando siamo in questa posizione poi torniamo e cambiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Esercizio numero 4, le braccia rimangono belle dritte e cominciamo a portarle in avanti. Poi quando siamo in avanti le portiamo poi in indietro. 2, 3, Quello che è molto importante è tenere la schiena molto dritta, lo sguardo rivolto verso in avanti e mi raccomando stare bassi con il bacino, questo è veramente molto molto importante. Questi esercizi possiamo naturalmente anche farli con i pesi, prendiamo un mezzo chilo, un chilo, 2 kg, 3 kg e cominciamo a fare questi esercizi. Esercizio numero 5, abbiamo bisogno di una sbarra e ci mettiamo in questa posizione. Questa è la posizione di partenza. Il nostro corpo è a 180 gradi. Quello che bisogna fare è lavorare molto bene con le spalle. Quindi quando sei in questa posizione porti le spalle in avanti. A questo punto molto importante porti le spalle indietro. Quando abbiamo tirato in avanti le spalle poi tiriamo e veniamo su con il corpo. Se hai a disposizione una sbarra di questo tipo va benissimo anche fare la presa un po' più stretta, sempre il corpo rimane sempre a 180 gradi e quello che è importante prima è sempre salire prima con le spalle e poi ci si tira su. 1, si discende con le spalle, si sale. 2, si discende con le spalle, si risale. 2. Esercizio numero 6, siamo alla pulley. Anche qui è molto importante avere la schiena dritta, guardiamo verso in avanti. Stendiamo un attimino le gambe, quello che è importante è che bisogna andare avanti con le spalle. Si indietreggia con le spalle, a questo punto poi si tira il manubrio fino al petto. Poi se lo si lascia andare e si ritorna in avanti con le spalle. Torni dietro con le spalle e tiro. Tac, tac. 1, 2, tac, tac. Quello che è importantissimo, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. E la schiena rimane sempre dritta. Esercizio numero 7, trazioni. Qui facciamo trazioni a presa larga, mi raccomando, qui lavoriamo molto bene con il dorsale, lavoriamo molto bene con tutti i muscoli della schiena. Quello che è importante da fare anche qui è prima salire bene con le spalle, una volta che abbiamo avanti le spalle poi saliamo. Questo è molto molto importante, quindi sempre fare questo movimento, prima salire bene con le spalle poi si tira e... Esercizio numero 8, prendiamo il nostro amato TRX e facciamo questo esercizio, ci mettiamo in questa posizione, perché è importante fare questa la posizione di partenza, portiamo in avanti le spalle, a questo punto portiamo dietro le spalle e ci tiriamo su portando le mani fino al petto, poi scendiamo, portiamo in avanti le spalle e poi ritorniamo su. 1, 2,
Quello che è importantissimo è completare l'azione, questo è assolutamente importantissimo e fondamentale. Devi lavorare bene con i muscoli della schiena, con la schiena. Quindi il nostro corpo deve essere a 180 gradi, devi stare bello eretto e lavorare poi in modo completo. Con questo finito, questi sono gli 8 esercizi che ti consiglio di fare per migliorare la tua postura. Questo migliorerà sicuramente la tua postura nella vita normale, quando cammini, e soprattutto poi ti aiuterà a tenere un'ottima postura, un'ottima biomeccanica poi quando vai a correre. Io con questo ti saluto, ti ringrazio per l'attenzione, ti abbraccio e mi raccomando, sempre a cammino. Ciao!